Mentre Pescara attende le sue di opportunità, che si concretizzeranno con buona probabilità negli ultimi giorni di mercato, si restringe sempre di più il ventaglio delle opzioni per il nuovo centravanti. Si allontanano infatti Stefano Pettinari e Raul Asensio. Sull'ex biancazzurro, di proprietà del Lecce e ora in prestito al Trapani, si è fiondato il Crotone, squadra nella quale aveva militato nella seconda parte della scorsa stagione. 11 presenze e 2 reti. Rumors di mercato danno per fatto l'accordo tra Lecce e Crotone, con buona pace del Trapani, che nel frattempo si è cautelato con altri innesti. In terra calabrese Pettinari occuperà la casella lasciata sguarnita dalla partenza di Vido. Per Raul Asensio c'è da registrare l'inserimento del Chievo nelle ultime ore, anche se il Cosenza resta in pole position sui Clivensi e sul Delfino. Proprio la destinazione silana sembra quella più probabile per il centravanti spagnolo, di proprietà del Genoa, che nella prima parte di questa stagione ha trovato poco spazio a Pisa, dove era finito in prestito. Per Melchiorri il Perugia fa ancora resistenza e a 2 settimane dalla chiusura del mercato non c'è ancora la disponibilità a far partire il giocatore senza pagare il cartellino. In stand-by per ora le situazioni che riguardano eventuali uscite degli attaccanti della Cremonese e quelli dell'Empoli, con particolare riferimento a Moreo. Non mancano preoccupazioni anche sul fronte uscite. Molto ruota intorno a José Machin. La gran prima parte di stagione del giocatore guineano, 7 reti all'attivo, ha fatto impennare l'attenzione di Club Dia su di lui. Machin, ai nostri microfoni, ha provato a spegnere qualsiasi voce di mercato che lo riguardi, ma dopo l'interesse della Spalle si riscontra quello concreto del Lecce. Il Pescara vuole tenersi stretto il giocatore fino a fine stagione, forte del prestito sottoscritto col Parma, e lo stesso Machin sa che negli ultimi 2 anni ha cambiato troppo spesso maglia. Dopo poco tempo, almeno in questa stagione, potrebbe desiderare maggiore stabilità, dunque restare in riva all'Adriatico fino a giugno. Non si sblocca neanche la cessione di Matteo Brunori. Il giocatore sembrava vicino alla Juventus Under 23, ma si è rifatta sotto la Virtus Entella, destinazione gradita all'ex Arezzo perché manterrebbe la Serie B. Per Andrea Cisco sembrava fatta per il suo trasferimento al Gubbio e invece è il Novara a spuntarla. Chiuso anzitempo il prestito dal Sassuolo, il giovane esterno andrà in Piemonte. In tutto questo vortice di mercato, intriso di voci e valutazioni, ma povero di sostanza, tra 2 giorni il Pescara tornerà in campo per la prima di ritorno all'Adriatico Cornacchia contro la Salernitana. La squadra di Ventura avrà diverse assenze, squalificati Caro, Di Tacchio e Chine, e l'ultimo innesto Aya. Cerci al massimo andrà in panchina. Sono a forte rischio Billong, influenza, e soprattutto il centravanti Djuric, che ha rimediato una botta al ginocchio e potrebbe dare forfè. Nel caso, coppia d'attacco composta da Yalov e l'ex teramano Gondò. In casa Pescara, fuori causa Campagnaro, a forte rischio Ciofani, pronto Zappa dal primo minuto. Ballottaggio Bettella Drudi al centro. Per il resto si va verso il trio Busellato Palmiero Memusciai in mediana, Macin e Galano a ridosso di Maniero.